allora sappiamo e ci scusiamo se qualche giorno l'abbiamo saltato, ma abbiamo avuto tantissime cose da fare con Martino. Certo, tantissime cose da fare con Martino, no? Dovete sapere che quando noi spariamo dai social è perché litighiamo. Dillo, no, dillo che litighiamo, no? Perché sennò la gente pensa che non litighiamo. No, noi litighiamo e litighiamo anche forte. Però, e quindi quando spariamo è perché litighiamo, ma è giusto anche litigare, perché si litiga e si fa pace. Così. Noi abbiamo fatto pace, no, siamo in tregua in questo momento, siamo in tregua. Oggi, in questo bellissimo giorno, qua a Milano c'è il sole e stiamo... Ma non è vero, aspetta, di una cosa, se no sembra una dice cavolate. Comunque abbiamo avuto tanto da fare anche con Martino questi giorni, realmente. Sì, abbiamo litigato. Smettila. Abbiamo ordinato una cosa veramente bella da fare. Non bella sappiamo. Pazza. Perché non credo nessuno lo faccia al mondo. Sapete che abbiamo fatto lo scivolo in casa. Abbiamo messo anche un'altalena. Esatto, questa volta abbiamo fatto il peggio. Sì, abbiamo esagerato. Del peggio. Del peggio. Ma non diciamo, non spoileriamo. Dovete seguire il video. Sì, ma è una cosa che nessuno fa. Sì, nessuno. Non sappiamo neanche se riusciremo in questa missione. No, invece riusciamo. Sarà un macello. Altro che scivolo in casa. Ma se ci riusciamo. Penso che non l'abbia mai fatto nessuno nella storia. Vi abbiamo messo curiosità? Perfetto, andiamo a mangiare. Big Time Angel. Cosa stai cantando? Right now. Scusate, abbiamo litigato. Pochito, suavecito. Ah, l'amata bowl, mais, pollo e riso, che tanto la signorina ama tanto questa pietanza. E tu non vuoi mai prenderla. Non è vero. Di la verità. Martino, eri mancato su questi canali. Ciao. Nel frattempo, in questi giorni, Martina ha imparato a parlare, a camminare, a scorreggiare. No, quello lo sapeva già fare, ha preso dal papà le scoregge. Vero, mamma? Martino? Ok. Buon appetito, amore. Buon appetito. Cosa? Amore. Buon appetito, amore. Buon appetito, amore. Buon appetito, amore. Smettila, dai. Che alla fine è colpa sua, il litigio. Certo, ragazzi, tanto lo sapete che la colpa è sempre dell'uomo. Anzi, adesso siamo... Siamo? In tregua? Un po' in tregua. Ah, un po' in tregua, è giù? No, decidi tu. Per me siamo in tregua, anche pace. Hai litigato da sola, tu? Con te stessa litigato. Comunque, sei falsissimo, Ma sappilo, io dico sempre la verità, sei... da questa bocca esce solo verità. Sei falso, Vino . Veritas. Non è vero. No, l'abbiamo discusso. E si deve far perdonare. Ma co io? Devo farmi perdonare io? Eccoci qua, ragazzi. Sta arrivando Sara. È andata a prendere. Ehi, eccola. Vieni. Come here. Ti do appena un indizio. Che indizio? Una busta. Ok. Una busta che ci facciamo. Niente. Secondo indizio, vai. Oddio, cos'è una lumaca? Cos'è? Una lumaca? Cos'è sta roba? Non si capisce? Oddio! Oddio! Indizio! Più grande di me! Ok, ragazzi, penso voi non abbiate assolutamente capito che cos'è. Non è una tenda! Non è... un acquario! Un acquario! Perché un acquario? Cos'è sta roba? Perché questo è il tubo per l'acqua. Oddio! Non è un acquario, non è un'altalena, non è... Che cos'è? È un gonfiabile! Ragazzi, oggi costruiremo un gonfiabile in casa nostra. Oddio. Quei gonfiabili, proprio gonfiabili, con gli sci, con le palline. Quelli per le giostre dove vanno a fare i compleanni le ragazzine. Dovete sapere che abbiamo preso un gonfiabile enorme! E l'idea folle è stata... Facciamo un gonfiabile in casa nostra. Il problema è che le misure più o meno sono state prese. Dobbiamo togliere il divano, tutto questo. Tutto questo andrà tolto. E poi con quella pompa d'aria. Con questa pompa d'aria qua, detta anche È un monsone vivente, detto anche lumacone. Praticamente lumacone si chiama. Dai, lumacone. No, l'ho inventato adesso. Con il lumacone gonfieremo il nostro gonfiabile Gary. Ecco, lo chiameremo Lumaca
È la lumaca di SpongeBob. Gary gonfierà il nostro gonfiabile gigante qua in casa. Vedremo. Allora, iniziamo togliendo tutta questa ambaradam. It's the dream. Brava, brava. E voilà, si è già liberato un bel po' di spazio e adesso dobbiamo montare il gonfiabile. Speriamo che basti lo spazio. Di altezza sì, perché è bella alta la casa. Però di larghezza speriamo. Ok, estendiamo il nostro gonfiabile su tutta la superficie del nostro soggiorno. Ecco qua la nostra assistente in comando. La nostra valletta. La nostra valletta. Allora, non per così, ma per così. È veramente troppo enorme. No, no, ci sta, ci sta. Allora, dato che però voglio che sia fatto bene, nel senso che o di qua. No, noi dobbiamo il tubo da qua. L'entrata. E lo scivolo, ecco lo scivolo. Sì, perché questa è la pozza dei pallini. Brava. Così è perfetto. Bello. Eccolo qua, è enorme. Ora andiamo a gonfiare. Guardate quanto è enorme. Io sono 1,71. Guardate. Mi sento come se fossi una bambina. Ok ragazzi, attraverso questo tubo giallo, vedi che è collegato, fai vedere il collegamento al nostro super mega gonfiabile. Attaccheremo a questa pompa d'aria che abbiamo chiamato Gary, come la lumacone di SpongeBob. Dalle istruzioni dicono che dobbiamo lasciare questa attaccata mentre il gonfiabile mentre usiamo il gonfiabile bisogna lasciare questa attaccata. Io non so che rumore fa. E neanche io, proviamo. Non so cosa succede. Non so se questo adesso inizierà a ingrandirsi e distruggerà tutta casa agglomandoci dentro, non lo so, quindi potrebbe essere l'ultima volta che ci sentite, magari dopo sentirete solo rumori. E ci siamo 3 e ci siamo 2. Siamo 1. Oddio, mo non funziona. Sistemalo. Ah, si sta iniziando a gonfiare. Aspetta. Questa salsiccia. Aspetta. Oddio raga, è fantastico. Ligia ha scritto in 2 minuti si gonfia. E in realtà è vero, in 2 minuti si gonfia. Va velocissimo, cioè chissà quanta aria spinge quel coso. Questa è la situazione a casa Bisegna. Su, su, su. Missione compiuta! Abbiamo veramente un gonfiabile con lo scivolo. Adesso mettiamo le palline dentro casa. Ce l'abbiamo fatta. Aspetta, ve lo faccio vedere da su. Aspetta. Oh vabbè, c'è pure il canestro. Ma ce l'abbiamo una palla? No. Ma che è successo? Amore! Oddio! Oddio, Batman! Mi sei staccata la testa, Batman! Dai! No vabbè, che figata! Wow! Dai, è fantastico! Okay. No vabbè! Abbiamo un cavolo di gonfiabile in casa! Guardate! No vabbè, che figata! Ma è enorme! Che figata! Che figata! Bravo Martino, quei pazzi dei tuoi genitori hanno fatto un gonfiabile in casa! Un gonfiabile in casa! Eccolo!
Scivolo, canestro, un unicorno enorme. Adesso qua ci mettiamo le palline. Amore, vai a prendere le palline. Vai a prendere le palline. Ancora. Ok. Vai amore, butta le palline. Perché una N o una Z? Lì. Ok, abbiamo anche questo. Ok, vai. Guardate quante palline. Qui c'è lo scivolo, però è praticamente tutto un percorso, perché da qua si inizia. Ciao fringuello. Guardate che bel carno. Comunque è enorme, raga, cioè è veramente enorme. Dentro casa siamo pazzi, lo so. Però praticamente qui si entra, ci troviamo dentro questa zona, poi si sale lì, si va di là e poi ci si butta. E indovinate un po', è quello che faremo. Andiamo. Abbiamo trovato questa pallina di Shrek gommosa e useremo all'interno questa per fare canestro. C'è il canestro. Vai, entriamo, entro io. Vai, vai, vai. Abbiamo un gonfiabile dentro casa. Entra, amore. Oddio. Per proseguire, dobbiamo tirare la palla. Oh, 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 oh. Ma sta che è nessuno una volta. Ragazzi, abbiamo sbagliato, facciamo una alla volta. Una alla volta è meglio, amore, vai tu. Allora, hai spaccato il gonfiabile. Vado io. Okay. No, ho lanciato lì dietro. Vieni, vieni. Devi fare il canestro. Ah, la testa è buona. Ma dove l'hai tirata? Ma se io sto dentro, non ti posso seguire con la camerina. Tienila tu, tienila tu. Aia, tienila tu, tienila tu. Vai tu. Stiamo entrando. Ok, da dentro è questa la... amore! Da dentro si vede ciò. Qui c'è il canestro che può essere anche come aureola. Vai dentro, vai! Ok, oppela. Ok, dobbiamo aiutarci con questi cosi. Guarda dove metto il piede. Vai. Devi vedere dove metto il piede. Vai, vai, sali. Oddio, oddio, la vedo male. Ok. Vai, scivolo. È fighissimo, sappilo. Vado. È pronto, sfidante. Andiamo. Numero 2. Vai. Pazzo, pazzo. Devi metterci la testa. Devi metterci la testa dentro. Vai, vai. Ok. Devi mettere i piedini, sennò non vale. Metti i piedi, no, dentro. Dentro. No. Sta crollando tutto. No. Vai, vai. 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 Come, sì. Come scendi? È normale, normale. Normale. Forse peso troppo. Let's go. Vado. Vai. Là c'è il canestro. Vai. Vai, sali. Vai. Al contrario. Aiuto. Aiuto.
No, è una figata. Lo faccio. Amo, guarda, ragazzi, sulla, guardate i suoi capelli. Guardate i suoi capelli, vedete, tutti elettrici. No. Sì, vieni. Mi scombala la testa. La sua è bellissima. Aspetta, me li leggo. Mi sono fatta la mia coda per poter ancora andare qui sopra. Così almeno non mi acciacco i capelli oppure non diventano elettrici. Vai. Eccolo! A me! Dio! Piedino! Come al contrario! Vai, 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 di schiena! Buttati proprio in corso! Oddio, tutto a posto? Mo? Oddio, guarda, è tutto storto. Lo so, l'ho inquadrato, si deve rigonfiare. Mi sa che tu pesi più di me, eh? Peso di brutto di te. Ok, la situazione è questa. Stavo morendo di caldo, quindi mi sono messo una canotta. E abbiamo un gonfiabile gigante in casa nostra. Sì, se vi state chiedendo se siamo pazzi, sì, leggermente pazzi siamo. Però qualcuno dovrà pur esserlo, io dico. È lui la fonte della vita. Stiamo giocando come due bambini e io è la terza maglietta che mi cambio oggi perché suda. Sudo, l'estate è ormai arrivata, ragazzi. Ma lui suda più del normale. Io comunque questo gonfiabile non lo voglio più togliere. Neanch'io! Cioè, vi giuro, lo voglio lasciare qua. Cioè, il divano lo porto in garage e lasciamo questo gonfiabile gigante con lui. Come lo chiamiamo lui, amore? Camelot. Unicorno Camelot? Sì. Camelot! Geloso dell'unicorno. Facciamo un altro giro. Un altro giro, un'altra corsa. Sei 8 anni. Pazzo. Il piedino. Vai. Vai, amore. Oddio. Amo, tutto a posto? Amo, oh, tutto a... Dai, cretino, fatto prendere in colpo, sei piombato sul coso. Andiamo. Poi finisce qua, cioè nel senso, c'è questa... Praticamente c'è questa palestra con questo canestro dove tu devi fare. Dove devi fare. Devi fare punto e poi. E poi aspettate, ragazzi! Non mi alzo più! Poi praticamente. Oddio, oddio, c'ho una certa io! Oddio! Dammi la mano! Grazie! Ah, meno male che ci sono queste leve! Comunque poi si sale dall'arrampicata! E poi. E arriva alla scivola. Ragazzi, vi giuro, c'ho quasi 30 anni. Vai! E poi ti butti dallo sci. Oddio. Forse io peso troppo. Dovevo guardare il peso perché tu ci vai bene. Io quando ci salgo si sgonfia tutto. Sì. Forse. 30 anni per un gonfiabile non va bene. Ma sei sotto sopra, alzati. Mare! Guarda che belle mie mutande con le paperelle. C'hai! La camera. Presa pure la faccia. Cacchio! Cacchio! Ti prendo, maledetti! Ti prendo! Vai, vado a toccare. Oddio, perché? Oddio, ma perché? Perché? Mi sa che perde aria per quello, sì.
problemino tecnico. Ah, ecco, si è rimesso in testo. Ok. Oh la loa. Perdeva un po' d'aria, per quello prima mi si è sfasciato. Infatti. Vabbè. Tocca a me. Oddio, stare in piedi qui sopra. Ok, poi. Sei sicuro che non perde aria ancora? A me sembra di sì. Vero, il 20 di maggio è il compleanno mio. Per più l'età, veramente. Ma luna. E poi era così, aspetta. Era così. Arriva cavaliere, con l'uno alla pista. Che llegaron los locos pa' poner esto sabroso. No quiero a nadie sentado. Arriba, todo el mundo de pie. Todos hermanos, vamos a bailar. Todos a la pista y vamos a gozar. Ragazzi, l'avventura con il nostro gonfiabile in casa, non so se lo terremo ancora per qualche giorno, non lo so, chi lo sa. Dai! Adesso continuiamo la nostra giornata, speriamo che vi sia piaciuto questo. Io direi un bel gelato. Io direi anche un bel like. Cavolo sì, cazzo, un bel sì, like. Un bel like per aver messo perché un gonfiabile in casa. Perché se arriviamo, questo lo sa, se arriviamo a... Spara l'alta però. Ok. 20 almeno. 20. 30.000 mi piace. Ok. 30.000 mi piace. Ok. Lo stai inventando adesso? Mettiamo una piscina in casa. No, mi dissocio. Questo è quello che ha detto lei, io non... Mettiamo una piscina enorme in casa. Già. Proprio, andrà proprio così. Già. Tanto non arriveremo mai a 30.000. Già, ma la mettiamo enorme, raga. Vabbè, ragazzi, quindi... tanto non ci arriviamo, quindi. Quindi non è un qualcosa che mi tocca perché non ci arriviamo a 30.000. Che ne sai? Quindi ragazzi, un bel like per questo gonfiabile enorme che abbiamo messo in casa, che l'abbiamo dovuto ordinare. Stiamo mettendo un sacco di roba, sta casa dentro c'è una storia. Sta casa è un parco giochi. No, è un museo di storie. Sì, questa storie. Casa ha ospitato Mondo Bimbo. Ha ospitato uno scivoli, altalene, voci. Esatto. Gonfiabili giganti. Ragazze rompi Ragazzi stratosferici, padri dell'anno, uomini perfetti, donne perfette. Vabbè ragazzi, mettete un bel like per questo super gonfiabile e se non mi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, che siamo a 150.000 praticamente. Saliamo come non so cosa. E adesso, prima di salve, hai visto il gonfiabile in casa? Niente, la signora ha fatto un... Ma non parole, mamma mia. Non parole per questa roba. Mamma mia, avete messo un gonfiabile in casa? Siete proprio non pazzi. Fa, no. Mamma mia. Si è svegliato anche Martino, quindi andiamo da Martino e... andiamo a prenderci un bel gelato con crema, mirtilli e cioccolato.
never shame. And all my honest and mom and dad is weak. I'm a teeny pink man. Tornaletto! No, comunque noi siamo un po' i fantagenitori di Martino. Noi siamo i fantagenitori. Siamo i fantagenitori di Martino. Quindi chi spariamo. Chi avere dei genitori? Spariamo come dei fantagenitori. Addio. Ma siamo anche molto responsabili. Un'ultima cosa, ragazzi. Se volete vedere video di questo tipo, supportateci. Fatelo perché questo vedete altre cose. Sì, non ce l'ha regalato nessuno questo gonfiabile. L'abbiamo pagato fior fior di soldi. Cash. Fior fior di soldi. E costa anche tanto. Però non è una spesa così che è fatta solo per il video. È una cosa che rimarrà Martino. Anche in futuro per Martino. Quando cambieremo casa, andremo in una casa col giardino. Quindi metteremo queste cose fuori. Quindi non sono spese buttate al vento così, sono acquisti per il futuro che stiamo testando noi genitori. Esatto. Quindi è un po' una scusa che stiamo testando noi genitori, sì, però esatto, potremmo comprarlo. Salve. 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 Hola. Ci guardano tutti malissimo. Lo so, perché si vede il gonfiabile laggiù in realtà, perché è enorme. Ovviamente dalla finestra la gente vede che abbiamo un gonfiabile e sente le nostre urla da bambini. Sente, noi corriamo e diranno: ci saranno un gruppo di bambini? No, 2:40. Hanno una ludoteca in casa. Bambini, volete venire nella ludoteca? Oddio, volete venire nella ludoteca della Space Family? Venite, iscrivetevi al canale e mettete like. Yeah. E niente, si sta distruggendo. Vado a spegnere il gonfiabile. Metto quello che la gente non vede. Che bello aver fatto questo video. Sono proprio felice. È no, stata un'idea fantastica. No, vabbè, come con lo scivolo, dai, possiamo dire nella vita, che abbiamo fatto esatto. un gonfiabile gigante in casa. Cioè, tu puoi dirlo che ci stai guardando? No. Noi sì. E se hai qualcosa da dire? È tutta invidia. È vero. Perché vorresti anche tu. Dai, io chiunque. Anche tu vorresti. È impossibile. Di che non vorresti qua sotto nei commenti per caso. Dillo. Ah sì, scrivete qui sotto. Chi vorrebbe avere un giga mega gonfiabile? Perché questo qua è 4 metri di gonfiabile per grosso. 3, cioè, grosso. Raga, non so se nel video renderà, ma è enorme. Cioè, veramente enorme. Solo sta vicinetta, noi siamo 1,50. Chiudilo qui. Siamo 1,50. 1,70. È 1,50. Quindi. Ma bellissimo, mi piace. Mi devo mettere la piscina io. La piscina un gigante, alta. Ma non mettiamo nessuna piscina. Alta tipo 3 metri. Questo è folle. Alta tipo 3 metri. Perché? Dai! Questo video mi è costato un patrimonio. Mi ha distrutto casa. Mi sono cambiato 3 magliette. Però io posso dire di aver fatto un gonfiabile gigante in casa. No, dai, non apprezzo. Non apprezzo. Cioè, se mi facevano i miei genitori quando ero piccola, sarei, cioè, la ragazza più felice del mondo. Quindi mamma lo apprezzerà. E quando questo gonfiabile lo metteremo in giardino, mamma lo apprezzerà tantissimo. Altro, forza, scudiero. Dov'è la cosa? Dobbiamo mettere le palline a posto. E dov'è la? Che c'è? Tutto bene? No, devo uscire di qui. Amore? È diventata un tutt'uno, oddio. Brava amore, l'hai sgonfiata. Davvero? Quasi.